visto il poco tempo a disposizione che ho, cercherò di andare abbastanza velocemente, anche perché molte cose sono state dette. Io sono stato citato più volte quando, a partire dai primi insomma, interlocutori della giornata, per cui insomma, cercherò di andare più velocemente possibile. E quindi parto un pochino da due ipotetiche domande che potreste fare e chiedervi esattamente che cosa c'entra il servizio di prevenzione e protezione con il benessere organizzativo e come in qualche modo contribuisce o ha a che fare anche con questo benessere organizzativo. E quindi cercheremo un pochino di illustrare velocemente quella che è la relazione tra i rischi psicosociali, lo stress lavoro correlato e il benessere organizzativo. Quindi fondamentalmente cercherò di rispondere un po' a delle domande che immagino alcuni di voi, probabilmente alcuni di voi si pongono. Quindi esattamente che cosa fa, che cosa c'è il servizio di prevenzione e protezione rispetto al benessere organizzativo e se c'entra qualcosa, che cosa fa per contribuire al benessere organizzativo. E le risposte le diamo subito, così se mi manca tempo eventualmente ho già dato parte, sono andata alle conclusioni. Le conclusioni sono queste, sono che le riassumo in questa slide, cioè il servizio di prevenzione e protezione non fa altro che fare la valutazione dei rischi, così come il consigliere di fiducia si occupa, attraverso l'individuazione dei fattori di rischio psicosociale, dello stress lavoro correlato e delle misure di prevenzione e protezione per ridurre questi potenziali rischi. E di conseguenza, se agiamo sui rischi di tipo psicosociale, vedremo che praticamente in automatico è contribuire al benessere organizzativo. E come lo fa? È la seconda parte di questa slide, è semplicemente seguendo una metodologia molto rigida, un protocollo molto rigido, che è il protocollo, la metodologia INAIL, che ci consente di analizzare i nostri processi, le nostre attività e di individuare quelli che sono gli indicatori di rischio, sia oggettivi che soggettivi del personale, per poi arrivare a una sorta di classificazione, una certa misura del rischio e poi individuare di conseguenza degli interventi insieme ovviamente alla collaborazione, come ha già detto Pino, del medico competente e degli RLS, ma anche di altri soggetti che poi vedremo, per cercare di mitigare questo tipo di rischio. Quindi sostanzialmente è questo quello che faccio io come servizio di prevenzione e protezione insieme ai miei collaboratori. E il modo di contribuire è proprio quello, è proprio di andare ad analizzare quali sono le difficoltà, le inadeguatezze del sistema organizzativo che possono portare a delle conseguenze. Per meglio spiegarvi, che tanto vi ho già detto le conclusioni, per cui insomma se posso sempre interrompere in qualsiasi momento, tu me lo dici. Per spiegare meglio questa cosa, definiamoli questi rischi psicosociali. Ve ne ho portato alcuni esempi qua: difficoltà di relazione, carico di lavoro eccessivo, molestie, ne abbiamo parlato, comunicazione inefficace, ne parlava il direttore, ne ha preso atto, gestione inadeguata dei cambiamenti organizzativi, ci si lamenta molto in questo periodo in cui c'è una riorganizzazione dell'istituto, come siamo stati collocati, dove siamo finiti rispetto alle nostre competenze, rispetto ai nostri ruoli. Quindi questi sono i rischi di cui parliamo. Da che cosa derivano? Derivano da quello che è scritto qui, derivano da inadeguatezze di tipo di progettuale, organizzativo e gestionale di organizzazione del lavoro. E questo è quello che andiamo, da questo derivano i rischi psicosociali. Per contro, che cos'è il benessere organizzativo? L'ha già detto Pino, ve lo ribadisco qui, secondo una definizione di Avallone, è la capacità dell'organizzazione di ottenere, di promuovere un alto grado di benessere psicologico, sociale e fisico. Psicologico, sociale e fisico. E quindi vedete come si integrano queste due cose. Da una parte i rischi psicosociali derivano da problematiche che hanno delle conseguenze di tipo psicologico, sociali e fisiche sul lavoratore. E il benessere organizzativo è la promozione, la capacità del sistema di reagire a questa inadeguatezza per appunto arrivare a migliorare o comunque a ottenere un accettabile livello di benessere fisico e quindi di benessere organizzativo. Come lo facciamo? Lo facciamo attraverso la valutazione dei rischi. La valutazione dei rischi, ve l'ha già detto Pino, ve lo ribadisco, è un'attività, è un processo che svolge il servizio di prevenzione e protezione con la collaborazione non solo degli addetti al servizio stesso, ma del medico competente, un confronto continuo
E dobbiamo valutare tutti i rischi, così dice l'81, l'articolo 28. Il datore di lavoro si deve preoccupare di valutare tutti i rischi, tra cui anche i cosiddetti rischi di natura psicosociale, cioè quelli che riguardano non solo la sicurezza, ma la sicurezza e la salute del lavoratore, come lo stesso lavoro correlato e quello che abbiamo già detto prima. Ma che cos'è la salute per l'81? L'81, già, anche questo l'ha ribadito Pino, ma lo voglio dire, no, non c'è problema, ci sta tutto a ribadire, perché cos'è la salute per l'81? È quello che diceva, il benessere organizzativo, no? È, vedete, uno stato di completo benessere mentale, fisico, sociale, non è altro che il benessere organizzativo, no? Questa è la salute per l'81, quindi ecco quanto siamo vicini, insomma, no? Quando parliamo, quando da una parte c'è il servizio di prevenzione e protezione col medico competente che ha detto le stesse cose, ma perché facciamo buona parte delle cose? Ci confrontiamo quotidianamente su questi stessi argomenti, su questi stessi principi, no? E ancora, qual è la definizione che diamo del sistema, cioè che sistema abbiamo per promuovere la salute e la sicurezza? È data in questa definizione, anche questa data nell'81, cioè il complesso dei soggetti istituzionali con il coinvolgimento delle parti sociali per migliorare la salute e la sicurezza sul lavoro, no? che propongono dei programmi di miglioramento. E quindi questo sistema ci porta subito ad avere una visione più ampia di quella che è la prevenzione della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro, cioè una visione che porta al principio della responsabilità sociale, cioè le organizzazioni si devono preoccupare, cioè occupare prima dell'impatto sociale ed ecologico delle proprie attività e dei rapporti con le altre persone interessate. Quindi vedete che mandato ampio che l'81 stesso, che è una normativa di tipo tecnico, di tipo molto, molto precisa, molto, voglio dire, canalizzata, però ha, e queste sono le definizioni che vi sto dicendo dell'81, no? Ecco quindi il nostro impegno, qual è, in che cosa direzione. Andiamo adesso verso la parte più pratica, come facciamo la valutazione di questi rischi psicosociali? Il datore di lavoro ha questo obbligo, l'obbligo della valutazione dei rischi, lo fa attraverso due consulenti in generale, che sono il medico competente e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il servizio di prevenzione e protezione, che è praticamente lo strumento che il datore di lavoro utilizza per adempiere ai suoi obblighi e quindi soprattutto fare la valutazione dei rischi, tra cui anche i rischi di natura psicosociale, va bene? E questo servizio che ci azzecca con le competenze, no? Che siamo dei psicologi? No, siamo insieme di persone che hanno delle competenze specifiche, ma per formazione, perché abbiamo fatto una formazione specifica in questo senso, così come i consiglieri hanno svolto un percorso che li ha portato ad avere delle competenze e certe abilità, e che ci permettono quindi di passare attraverso formazione, attraverso valutazione dei rischi, alla diffusione anche, oltre che dalla cultura della sicurezza e della salute, anche del benessere organizzativo. Abilità che sono, ecco, riassunte in questa slide, riguardano sia direttamente il benessere organizzativo, e quindi motivazione e collaborazione, piuttosto che la valutazione, come abbiamo detto, dei rischi psicosociali, ma anche di team building, finalizzate sempre al benessere di tipo organizzativo. E in pratica cosa facciamo? In pratica abbiamo detto che utilizziamo la metodologia INA, una metodologia per la valutazione dello stress lavoro correlato, che è riassunta in questa slide. Anche questo è un protocollo ben preciso, diviso in più fasi. In particolare, per quanto riguarda la valutazione del rischio, ci sono due fasi principali: la preliminare, che si basa su dei dati oggettivi aziendali, che sono un pochino i dati, ecco, l'accesso alle informazioni, no? Andiamo a caccia presso i nostri uffici di quelli che sono i dati oggettivi che costituiscono gli eventi sentinella con i quali diciamo il rischio da stress lavoro correlato può venire fuori. Se tutto va bene, ok, altrimenti si va avanti con un'analisi approfondita in cui si lasciano un pochino da parte, o meglio, si superano i dati oggettivi, i dati di sentinella, e si va verso la percezione, no? La percezione del lavoratore di cui si parlava e con cui si relazionano i consiglieri di fiducia, quella che è la percezione del lavoratore, attraverso degli strumenti analitici che sono dei questionari fondamentalmente.
Il processo è abbastanza complesso, c'è cioè una fase propedeutica in cui c'è una serie di attività che si devono svolgere, individuare un gruppo di gestione di questo processo, individuare un programma, individuare un cronoprogramma, individuare quelli che sono i gruppi omogenei su cui si fa la valutazione e così via. La fase preliminare, ve l'ho detto, è la ricerca di alcuni indicatori oggettivi che ci possono dare contezza della presenza o meno di attenzione, diciamo, sui rischi potenziali psicosociali, e attraverso queste liste di controllo che vengono somministrate al personale. Questa lista di controllo in particolare riguarda, vedete, sono due le aree che riguardano dati oggettivi, dati aziendali e poi dati di contesto e di contenuto. Questa prima parte, questa lista di controllo è compilata non dal personale, perché qua siamo ancora nella prima fase preliminare, in cui è compilata e redatta dal gruppo di gestione, ma un gruppo di gestione composito che in cui sono rappresentate tutte le componenti della popolazione dell'istituto, per cui c'è da una parte c'è l'amministrazione, diciamo così, o i soggetti obbligati come il datore di lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione, il medico competente, gli RLS come contraltare, ma anche rappresentanti dei lavoratori e i lavoratori stessi. E quindi è un gruppo composito e completo che sente soprattutto tutte le componenti dell'istituto. E la valutazione approfondita invece è quello che vi dicevo, la percezione la rilevazione della percezione del singolo lavoratore. Tutti i lavoratori, in realtà potremmo farlo anche per campioni di lavoratori, no? un gruppo di amministrative. Noi finora, in quella valutazione che abbiamo fatto finora, abbiamo praticamente sondato o comunque colto la percezione di tutti coloro che hanno voluto partecipare, quindi a tappeto l'abbiamo fatto su tutte le partizioni organizzative dell'ISPA, su tutte le... Abbiamo somministrato quindi una serie di domande, no? Anche queste codificate, non è che ce le inventiamo, sono codificate, sono in qualche modo derivano da una ricerca scientifica validata, approvata sia a livello internazionale e poi sia in Italia approvata dall'INAIL. E una volta che abbiamo rilevato questa percezione, abbiamo anche, vedete, nella seconda e nella terza colonna, quali sono gli standard a cui vorremmo arrivare, o a cui si dovrebbe arrivare, e qual è la situazione ideale. E questa terza colonna che cosa rappresenta se non il benessere organizzativo a cui vorremmo tendere? Sarebbe l'apoteosi, sarebbe quella a cui vorremmo. E quindi in questo senso la nostra valutazione, una volta che abbiamo rilevato qual è, diciamo, la percezione del rischio, abbiamo rilevato dove sono i potenziali interventi, gli interventi devono essere tutti mirati ad arrivare a questa situazione ideale. Per quanto mi riguarda, come diceva Pino, il consigliere di fiducia, lo guardo con molta fiducia, perché sono per me un'altra misura che tende a questo optimum, no? È un'altra misura alternativa, ma più che alternativa direi vicina, adiacente, no? Se non compenetrata, integrata. E quindi da questo punto di vista ben venga la vostra attività, abbiamo appreso veramente con interesse i dati che avete presentato, tant'è che stamattina stesso anche con Stefano, che è un mio collaboratore che mi aiuta nella valutazione del rischio, dicevamo averli questi dati perché ci aiuteranno senz'altro a migliorare la nostra valutazione e a indirizzare anche le proposte di miglioramento, no? Per tendere a questo stato ideale. Basta, ho finito, ricordando questa cosa, cioè quello che ho detto all'inizio, noi il servizio prevenzione e protezione, cioè il datore di lavoro per il nostro tramite, con il servizio prevenzione e protezione e il medico competente, mira al raggiungimento o comunque al miglioramento del benessere organizzativo attraverso la valutazione dei rischi psicosociali e delle misure che tendono al rischio, cioè che tendono al benessere. Il percorso di valutazione è la metodologia INAIL ed è l'occasione, l'opportunità di andare anche al di là, proprio per come è concepito questa metodologia, di andare al di là del mero adempimento normativo che mette al sicuro un pochino il datore di lavoro del fatto che ha compiuto la valutazione, ma avete visto qual era il sistema? Un sistema di promozione per tendere a una situazione ideale e quindi è un'occasione, voglio dire, per migliorare il benessere organizzativo. L'altra cosa, e quindi finisco, è quello di, è auspicabile assolutamente una maggiore collaborazione con le colleghe delle NGV
proprio per integrarsi in questo sistema di promozione della salute, perché è il nostro obiettivo, è il vostro obiettivo. Voglio dire, uniamo le nostre sinergie, mettiamoci insieme e collaboriamo, perché il fine è lo stesso. Grazie a tutti.